TG Palmier! Buongiorno a tutti, benvenuti al TG1 Palmier. Questa è la terza puntata. Spero che vi stiano piacendo queste puntate. Come vedo, fanno molte visualizzazioni e molti like. Quindi continuiamo. Oggi, come sapete, andremo da. Parleremo con Donald Mustard, perché ha fatto queste cacate pazzesche nel capitolo 3. E inoltre, come sarà la prossima season? Season 4, capitolo 3. Vabbè, andiamo da innanzitutto. Sì, buongiorno. Oggi abbiamo fatto molte cose. Abbiamo sistemato i server, molti bug. Poi alla fine abbiamo aggiustato i bug con John Wick, che è andato a finire in vita reale. Non so come sia potuto succedere. Inoltre siamo molto dispiaciuti per l'hacker che è stato bannato. Mi dispiace, non era un hacker, in realtà era lo Scootrooper, lo stiamo cercando di rimettere, quindi ci vediamo. Scusa, ma ora devo spegnere che devo pulirmi il culo con i soldi. Torno subito, ciao. Ok, grazie Donald Mustard. Comunque intanto passiamo a YouTube, anche io, per la sua partecipazione. Grazie per la sua partecipazione a questo TG1 Palmier. E passiamo a YouTube anche io. Grazie YouTube anche io per aver partecipato. Ciao. Ciao, miei cari amici followers. E benvenuti in un nuovo unboxing. Oggi mangeremo una bella piadina. Ora voglio fare. Oggi io ho bevuto un bel caffè al centro commerciale. E dopo ne bevo un altro. Ora me ne bevo un altro. Praticamente volevo raccontarvi un attimo quello che ho passato. Ovviamente io sono andata al centro commerciale, ho mangiato qualcosa, ma un bel gelato. Però è successo questo: mi scappava la pipì, e quindi loro non avevano un bagno. Ok, scusate, ma abbiamo dovuto interrompere la linea, visto che YouTube anche io purtroppo stava parlando di pisciazza, quindi non abbiamo potuto mandare in diretta. Ora passiamo a molte persone. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati da vostro video 89. Oggi sono un po' triste perché voi mi insultate per la mia obesità, ma va bene. Ora, la cosa che mi dà più fastidio è quello appunto che mi hanno lanciato due cornetti in faccia. Poi mi hanno portato. Aspettate, guardate, vi faccio vedere. Guardate, questi qui sono i cornetti che mi hanno lanciato in faccia. Ora, voglio dirvi una cosa: ci sono alcune persone che credono di essere forti, ma poi quella persona che mi ha lanciato quei cornetti. Ovviamente la polizia erano degli intelligenti e mi hanno portato davanti a me. E quella persona non era nessuno. E ora ho da dirvi una cosa. Oh? Cosa? Cosa? Pazio, chiama zio, corri! Chiama zio! Aspetta! Chiama zio! Non lo so, dovete cambiare l'ambulanza! Aspetta! Controlla se è viva! Oddio! Da! Sei sicura? Mo vi spiego, raga, in pratica, ma ci siamo tutti un po' a cane in mano. Cioè, ragazzi, guardate che è morta. Mi hanno bombato una Fortnite. Sì, mi dispiace Ciccio Gamer, e mi dispiace, ma abbiamo dovuto bannarti a Fortnite perché mi avevi caccato il cazzo, sia a me che a Epic Games, a tutti,
a tutti. Comunque, ho appena finito di caccare e pulirmi il culo con i soldi, quindi che fare? Bangare Ciccio Gamer, no? Ma perché? Dai, ma perché mi metti questo? Prendo ora. Scusate, abbiamo interrotto la linea perché la videochiamata tra Donald Monster e Ciccio Gamer non stava andando molto bene. Quindi entriamo in videochiamata con. Con chi è la videochiamata ora? Buongiorno, sì, buongiorno, Donald Monster, buongiorno. Oh, John Wick, ciao. Ti sei fatto crescere la barba, eh? Che ricordi, ti abbiamo aggiunto una season 9, ti ricordi? Ma ora ti piace il capitolo 2, capitolo 3, le nuove season, gli eventi, ti stanno piacendo come stanno... li stiamo facendo, eh? Molto belli, eh? Mi stai chiedendo se le nuove season sono belle? Fanno altamente schifo, anzi... A buona durata, eh? E poi dopo la gente si incazza. Dopo un ipercioppo gli fa la vendetta, no? Ma è possibile? Dopo avere un po' di vento a buttare la Nico, eh? Il fatto del dottor Ragni ha messo il mutolino a Puncimati e l'ha trovata la Gildona. Ma mettetelo per casa. E date un'occhiata a che cazzo d'albero lì, no? Ogni tanto. Che chi è della Coreggia a buttare l'aria di Nicolò? Oh! Oh! Quindi... cos'è questo rumore? Mi dispiace. Scusate che mi stanno chiamando, eh? Due secondi, scusate. Chiamata dalla Calabria. Scusate, un attimo. Sì, pronto? Salve signore, buongiorno. Io sono Elena e la chiamo per conto di Forex. Lei ha sentito parlare di Forex? Che cazzo volete? Io sono un programma televisivo, andate a fanculo. Ma che cazzo volete? Menti online. Non me ne frega un cazzo, andate a fanculo. Ma che cosa volete? Io sono qua al TG1 Palmier. Non me li potete disturbare. No, andate a fanculo. Non mi dovete rompere i coglioni, eh. Calma che signore, non ha bisogno. Scusate, ma rompono i coglioni le persone, eh?